Sono tornate di moda. Centinaia di libri, film, telefilm, intere saghe parlano di loro. Eppure, qualche tempo fa, molto tempo fa, sono state protagoniste di una caccia all'uomo come mai la storia aveva visto. Pregiudizi, verità, religione, politica, animali, erbe, droghe. Tutto questo le riguardava e ha creato un incredibile evento nella storia, la caccia alle streghe. Più o meno dal 1300 ai primi del 1700, in tutta Europa decine di migliaia di persone, in gran parte donne, sono finite sul rogo con l'accusa di stregoneria. Per iniziare la nostra storia, raggiungiamo un piccolo e antico borgo in Liguria, sui monti sopra Imperia, dove sembra che le streghe siano di casa da sempre. Triora. È stata durissima l'estate del 1587 da queste parti. Niente piogge, centinaia di animali morti e insomma un momento estremamente complesso per questo piccolo paese a 800 metri sul livello del mare ai confini della Repubblica di Genova. Adesso vi racconteremo cosa è successo. Come capita spesso in queste situazioni, la gente andò alla ricerca di un capro espiatorio. Le attenzioni si incentrarono nel luogo dove ci troviamo adesso, che si chiama oggi, come allora, la Cabotina. Ed è proprio qui che si riunivano queste donne per fare i loro riti ed erano conosciuti in tutta la Valle Argentina. Si diceva che loro potessero curare con le erbe, potessero far nascere i bambini, potessero mettere e togliere il malocchio, ma potessero anche far tornare la persona amata. Ma improvvisamente queste persone, che erano nello stesso tempo temute e ricercate per quello che facevano, divennero il pericolo numero uno, perché si pensava che con i loro riti avessero provocato la grave carestia e per questo dovevano essere puniti. La situazione a Triora nel 1597 era una di quelle tipiche situazioni che si verificavano ogni tanto in Liguria, cioè delle carestie, dei momenti in cui la produzione agricola era scarsa. Fatto sta che di fronte a una carestia forse più forte degli altri anni hanno cominciato a pensare che fossero delle streghe che mandassero in malore i raccolti e così via. Quindi c'è stata una situazione, come dire, forse più forte, e così ha avuto inizio nel 1587 uno dei processi più importanti della stregoneria in Italia. Inizialmente fu il consiglio degli anziani del paese ad intervenire, ma poi fu chiamata l'Inquisizione. Questo piccolo paese a quel tempo aveva circa 2500 abitanti, oggi ne ha solamente 500. Ci fu una lotta durissima e nel palazzo che vedete alle mie spalle si svolgevano gli interrogatori. Vi voglio solamente fare un esempio. Una donna che è stata interrogata in questo palazzo si è gettata per la disperazione, si è suicidata buttandosi dall'ultima finestra in alto che vedete. L'inquisitore si chiamava Girolamo del Pozzo e sconvolse questa piccola comunità nel giro di brevissimo tempo. Delle donne che vennero condannate, ben 15, vennero mandate a Genova alla prigione Troppo, 5 morirono sicuramente. Delle altre non sappiamo nulla.
Eccoci arrivati in Lunigiana, siamo al confine tra Emilia, Toscana e Liguria e siamo qui per cercare di capire come mai in un certo periodo storico le streghe, vere o presunte che fossero, arrivarono ad ossessionare l'intera Europa. La strega era considerata un pericolo per la società di quei tempi, perché infrangeva molti tabù, prima di tutto quello sessuale. Era troppo libera per la moralità dell'epoca, aveva rapporti con più uomini, aveva rapporti con il diavolo e poi, cosa gravissima per il tempo, non aveva nessuna intenzione di sposarsi né di avere figli. E a proposito di figli, le streghe erano considerate un grave pericolo, ma per i figli altrui. Infatti si diceva che nelle loro cerimonie utilizzassero del sangue di bambini non battezzati. Per questo anche altre donne, erano delle levatrici di campagna, furono perseguitate dall'Inquisizione perché si diceva che procurassero aborti. Il mondo contadino non era supportato da sufficienti basi culturali per cui potesse individuare in una persona la connotazione strega. Per cui attraverso la strega si individuava una sommatoria di malefici e di mali che in pratica erano quelli che incombevano su una società contadina che era ricca di pregiudizi, che era ricca di paure e soprattutto dovendo svolgere un'attività dirette soprattutto alla sussistenza, temeva per la bontà dei raccolti e la salute dei popolari. Uno dei punti centrali del mito delle streghe era il sabba, un momento nel quale le streghe si incontravano con il diavolo, un momento nel quale c'erano delle vere e proprie orge. Molte streghe dicevano di arrivare a questi incontri a cavallo di scope o in groppa ad animali più o meno fantastici. In realtà i primi ad essere scettici riguardo queste confessioni erano gli stessi inquisitori. Infatti queste donne dicevano con molta convinzione di aver volato per il cielo, per aria, ed essere arrivate così a questi famosi incontri, a questi sabba. La realtà è stata scoperta solo di recente. Pare che queste donne facessero uso di alcuni unguenti, in particolar modo nelle parti intime, e questi unguenti fossero a base di erbe e di allucinogeni. Quindi quello che loro raccontavano per loro era la verità, ma era solamente frutto di un'illusione. Siamo in provincia di Massa Carrara. In Lunigiana, il paese si chiama Campo Ragana, è un paese quasi completamente disabitato. Bene, qui tanti anni fa ci si difendeva dalle streghe con dei sistemi molto semplici. Si poneva sul vertice dell'uscio di casa una maschera, un volto. Qui li chiamano i faccioni. L'espressione caccia alle streghe evoca da sempre un qualcosa di irrazionale, di spaventoso e di violento. Ormai è divenuto sinonimo di una qualunque persecuzione ad ampio raggio. Ad esempio, si parla di caccia alle streghe per la lunga inchiesta su presunte infiltrazioni comuniste negli Stati Uniti condotta dal senatore americano McCarthy negli anni 50. Tuttavia, la caccia alle streghe che a noi interessa più fasi. Una prima, tra il 1300 e il 1400, decisamente più moderata. In quel periodo, il potere, pur preoccupato dall'attività delle streghe, si concentra nella persecuzione degli eretici,
limitandosi a punire i casi di stregoneria con penitenze o condanne pecuniarie o con il carcere. Poi, con il 1486, le cose cambiano. È questo infatti l'anno della pubblicazione del Malleus Maleficarum, letteralmente il martello delle streghe, scritto da due domenicani e che diverrà la guida di tutti gli interrogatori per stregoneria. Il Malleus Maleficarum introduce alcuni mostri giuridici, come la dichiarazione che anche lo scettico può essere ritenuto complice della strega, oppure che l'inquisitore, per ottenere una piena confessione, può avvalersi non solo della tortura, ma anche dell'inganno. Le streghe erano considerate un pericolo da tutti, cattolici, protestanti, laici, e in tutti i paesi, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Svezia, ma anche in America. L'episodio più noto di caccia alle streghe non si è verificato in Europa ed ha avuto per protagonista un tribunale normale e non la Santa Inquisizione. Siamo nel 1692, a Salem, un piccolo centro dell'odierno Massachusetts, negli Stati Uniti. Di fronte alla malattia di due ragazze, figlie del reverendo locale, il dottore del villaggio, William Griggs, diagnosticò un caso grave di stregoneria. Si innescò un terribile psicodramma collettivo in cui giocarono e si unirono vari fattori. La forte paura del demonio, tipica di tutta la società occidentale dell'epoca, la paura per gli attacchi dei Pellerossa, un'epidemia di vaiolo e, come sempre, le faide locali. In pochi giorni 150 persone finirono in carcere, di questi alcuni morirono durante la prigionia. 13 donne e 5 uomini furono invece impiccati con l'accusa di aver usato i propri poteri per seminare la morte e soggiogare altre persone. Pochi mesi dopo, un nuovo processo ridimensionò il fenomeno, ma era troppo tardi. Ormai le condanne erano state eseguite e il nome di Salem, dove oggi ben 3 musei ricordano quei fatti, rimase legato per sempre alle streghe. Quante sono state le streghe andate sul rogo? Forse non lo sapremo mai, ma le loro conoscenze, talvolta empiriche, fatte di gesti quotidiani o legate al paganesimo in parte, sono arrivate fino a noi. Le loro pozioni, il loro modo di gestire le erbe, il loro modo di parlare con la gente cercando di divinare il futuro. Torniamo alle streghe dei giorni nostri. Forse non ci sono più, forse ci piace sognarle ancora a cavallo della loro scopa. Fatto è che c'è sempre una sola differenza tra chi ci crede e chi non ci crede.